Allora, buongiorno. Quello che state vedendo è l'Oasi della Luna Rossa, che è un centro che prevede e contempla il campo d'addestramento, che vedete è quello coperto, due sgambatoi. Un'area di ristoro per i soci e la piscina che è una piscina interrata, come potete vedere, 8x4, all'interno della quale i nostri amici pelosi in questa stagione così calda possono venire a rinfrescarsi con i propri amici umani. In piscina ci entrano gli umani solo se accompagnati dai cani. E nell'altra area invece vedete quello che è lo spazio dedicato all'asilo e alla pensione dei nostri cani. L'asilo è quello che è aperto tutti i giorni della settimana, dalle 9, diciamo, tornano già i primi autobus, i primi scuolabus, perché per chi vede in città sfrecciare i nostri mezzi, noi abbiamo tre furgoni e una macchina e tutte le mattine vengono giù a caricare i cani che verranno in asilo e tutte le sere li riportano a casa. Quindi facciamo proprio una sorta di scuola baubus, un po' per tutti. Come vedete ci sono spazi aperti, quindi dove i cani possono giocare liberamente tra di loro, ci sono spazi un po' più ristretti, sono quelli che in gergo vengono chiamati paddock, ma dove comunque anche in questo caso i cani vengono messi per stare insieme. Nel nostro asilo, nella nostra pensione, la pensione non è altro che l'asilo con i cani che si ferma poi a dormire da noi e si ferma in box che abbiamo coperti sia per la parte estiva che per la parte invernale, quindi molto più riparati. Tutto quello che vedete è tutto a norma, con tutte le autorizzazioni e con tutto il benestare della ASL, quindi trovate personale in asilo e in pensione. Ci sono sette persone che lavorano, che ruotano per la gestione dei vostri amici pelosi. E nel campo d'addestramento ci sono quattro istruttori che possono gestire le problematiche che avete con i vostri amici cani. Non mi resta altro che salutarvi, vi aspettiamo, i nostri contatti li trovate sul sito o sulla pagina dell'Oasi della Luna Rossa, sono contatti che ci vedono sia per la parte addestramento che poi per la parte asilo e pensione. Buona giornata e un buffetto ai vostri cani.